Proseguono a Settimo Torinese le ricerche di Samira Sbia, la donna di origini marocchine scomparsa nel 2002. Martedì 16 aprile il georadar ha evidenziato alcune zone del giardino e del cortile della casa. Sono iniziati così gli scavi e sono state trovate alcune ossa. Sul posto il procuratore di Ivrea Giuseppe Ferrando. C'è un pezzo di sterno, lo sterno sembrerebbe un osso piatto, quindi questo può pensare al fatto che possa essere umano, non possiamo dire se uomo o donna. Quindi gli accertamenti sono in corso, molta cautela. Nel punto dove sono stati effettuati questi controlli, queste escavazioni, c'era un po' di tutto, c'erano anche dei piatti vecchi. È stata trovata una scarpa da donna. È ovvio che la prima interpretazione scarpa da donna è legato a delle ossa che sono lì, ma non vuol dire, perché potrebbe anche essere delle scarpe da donna con i piatti vecchi, con le cose di casa buttati lì. Ci sono delle ossa pacificamente, sono ossa molto piccole, forse di pollo. Altre ossa potrebbero essere umane, quindi la situazione è molto complicata e quindi cautela, faremo fare subito l'esame del DNA per vedere se è umano o animale. Se fosse umano, chiaro, possa successivo il DNA con il cani molecolari, più che i cani molecolari il georadar che ha dato nel suolo delle zone di risulta. Salvatore cosa ha detto? L'avete... No, perché è indagato, quindi non posso sentirlo senza il suo avvocato. È in casa. No, è indagato. C'è la forma però di un osso, sembrano proprio ossa umane, lei diceva prima. Non posso dire, sono sicuramente ossa umane. Sono ossa che possono anche essere classificate come umane, ma non posso dire sono ossa umane, questo no. Però non sono palesemente animali, ecco. Sono degli ossicini piccoli che sono chiaramente ossa tipo di pollo, altri, lo sterno per esempio, una testa dell'omero, potrebbero essere umani. Gli scavi continuano? Gli scavi continuano, sì, perché hanno dato altre zone di risulta, quindi continuano ancora. E certo, si bisogna controllare, ovvio, perché da trovare niente, trovare delle ossa, una scarpa da donna, con una donna che è sparita dal 2002. Il medico legale dice che quelle ossa a prima vista sono state, non, si sono degradate col tempo. Altra cosa rilevante è che sono compatibili con una cronologia così lunga, perché dal 2002 quindi adesso, quindi è compatibile anche dal punto di vista di ossa da tanto tempo in quella situazione di terreno. Quindi questo è un altro punto di nuovo che mi dà una verosimiglianza, però è il DNA che ci taglia la testa al toro. Salvatore, il marito, si è affacciato alla finestra e, interpellato dai giornalisti, ha detto di non sapere nulla. Salvatore? Non lo so. Non sono di Samira? No, io credo di no. Ma e la scarpa? C'era anche una scarpa da donna. Ma lì c'era un po' di tutto, hanno detto, in quel pezzo di giardino, no? Ma c'era della materia. Ma la scarpa da donna è finita lì? Ma scarpe in mezzo a altre cose, su. È Ronaldo! Ma cosa pensa di quanto sta accadendo? E cosa penso? Penso che non c'è niente, tutta una messa in scena. E quelle ossa, secondo lei, non sono umane? Ma io non lo so, io credo di no. Una messa in scena per chi è che le può aver messe lì? Io da 30 anni che sono qua, prima non lo so quando c'era prima. Lei non sapeva che quelle ossa erano lì? No. Però un vicino dice di averla vista anni fa seppellire qualcosa in punto di morte, ha avvisato i carabinieri. Va bene.